Cari amici, una buona serata. Oggi voglio presentare questa cosa con YouTube perché YouTube ultimamente non mi fa caricare le immagini. Non so se l'hanno levato, adesso sinceramente non ho avuto neanche il tempo di capire perché. Volevo che abbiamo ritrovato un amico una sera giocando, ma guarda questa, guarda quella, guarda l'altra, insomma, ho catturato immagini. Queste sono macchine d'un po', macchine che allora bisogna rispettare l'ingegno della costruzione di quel tempo, perché non c'era la tecnologia, qui erano maestri, sicuramente impiegavano molto tempo, però erano maestri, bisogna riconoscerlo. Questa era già un'auto con il primo carico, va a capire, si vede anche lo sfondo. Questa qui era di legno. Pensa a te fare una macchina di legno. Bah, bisogna rispettare ancora queste cose qui. Si vede l'ambiente, i cavalli, beh, vestito della gente, vestiti della gente, le ruote di legno. Però, intanto nasceva la tecnologia. Qui poi dopo hanno detto, ma perché non farle con le razze a bicicletta? Questa nasceva già la mania dei tedeschi di dover andare a farsi inculare con questi cazzo di cingolati, sta mania che hanno sti deficienti. Il primo scooter non hanno inventato niente, il primo scooter è questo qui, non è che pensano di aver inventato forse la Yamaha, il T-Max, va a capire. Questa già incominciava a formarsi la bianchina, se fate caso si assomiglia. Oh, questo aveva già l'immaginazione degli alieni, eh. È uno sportivo questo, amava. Poteva essere forse un buon disegnatore Ferrari oggi, forse ancora vivo, sa, del 95. Questo invece era spinto ad aria, con un motore ad aria, pericolosissimo come vedete, se ci capitava uno lo tagliava a metà. Pensa se in un incidente, se il motore girava ancora con l'elica, andava a far fette qualcuno. La prima barca di legno trasformata in auto. Targhe, cos'erano le targhe? Questo qui era un amante dell'Apple, forse da qui si sono ispirati a fare il segno della mela. Questo qui invece tre ruote, poi da lì vedremo più avanti qualcosa di tre ruote che poi è stato abbandonato il progetto. Questo pensava di volare. Mi sembra triste la signora, come dire, ma dove andiamo a farci ridere dietro? Però l'idea c'era. Questo per me era un palombaro, di un tasto di ispirazione. Le tre ruote, la mania delle tre ruote. Primo impianto a gas, poi ma scherziamo. Questo invece aveva già la fantasia di andare in acqua, quindi dice perché non mettere il peso calcolando gommoni, diavoloni. Ecco la prima macchina a tre ruote tipo motociclette. Adesso c'è una ditta americana che fanno gesto del genere, costano occhio della testa. Qui non ha scoperto niente, se qualcuno ha girato per internet avrà visto questo affare qui. Questo è una stranezza, perciò chi l'ha ripreso in mano ha copiato da lui. Questa era pericolosa, in tela, se ti venivano addosso qui ragazzi, poi penso che non andassi più dei 20 perché il vento qui te la spogliava. Ecco un'altra tre ruote, un po' più sportiva, sborone con i soldi di quel tempo. Primo pullman da trasporto, con il piano superiore. Queste facevano veramente schifo, però all'epoca erano signore marchi. Ecco, qui nasceva il furgoncino. Questo era il camion e questo era il furgoncino. Questo chissà cosa cavolo doveva fare, la sua immaginazione non aveva limiti. Qui si nota già la complessità di costruzione nel suo. Officine si vede proprio, manuali, tutta roba lavorata a mano. Però bisogna anche qui avere rispetto. Oh, primo trasporto tipo pick up. Ah, questo qui, i primi taxi, dice dove faccio il trasbordo da una città all'altra, carichiamo la baracca.
oggi non potresti girare. La tenda, prima tenda su macchina, non era male. Ecco, qui nasceva già lo stile della sportiva, nasceva già l'impostazione dell'auto da sboroni. Questa cominciava a essere i primi fallimenti a tre ruote, l'ha fatta anche una ditta inglese che si ribaltava facilmente. Qui hanno provato a seguire, per forse copiare il modello, capite? Qui nasceva un modello già più moderno, già ci portavamo sul moderno. D'altra parte l'evoluzione andava avanti. Qui siamo nel 55, c'era già stata la prima guerra. Questa è americana sicuramente. Ecco i primi, nonostante la nebbia, la prima roulotte. Questo qui aveva già la mania della velocità, del record, la spinta a pressione. Te la voglio vedere una donna girare con un affare del genere, dice vado a ballare, sì, ti spara dietro. Questo qui invece era il primo triciclo, chissà, lui doveva andare a lavorare a pedali, vestito elegantemente. Qui si capiva che si poteva dividere la scocca dal telaio. Questo è un amante della pesca, nel suo piccolo, cioè perché non fare una macchinina con una attaccandoci sotto una delle ruote? In effetti l'idea non era male. Se notate, già nel 60 avevamo fatto la prima macchina elettrica, anzi che 60, già nel 1912. Perciò se fossero andati avanti oggi, questo era un hovercraft, sicuramente avranno usato una turbina perché all'epoca non avevano cognizione delle eliche, chissà, forse in un certo modo. Questa era bella come forma lineare, guarda, siamo un bello scafo, è una bella idea. Poi hanno seguito, credo ci sia ancora una macchina di questo tipo in circolazione. Questo era un multi, ecco, estiva, raccogli per andare a raccogliere le ciliegie. Qui nasceva la Smart, no? Primo diavolino piccolo. Questo, il disegno di questo qui, lo riconoscere il mio ingegnere, sicuramente è morto perché parliamo del 67, potrebbe essere ancora vivo, però madonna, pensate che se c'è un colpo di vento dove vai? Ecco la prima limousine, il primo sboronamento da dire sono un signore. Una Mini, la prima Mini, se qualcuno l'ha avuta, io non ho avuto questa versione, ho avuto la normale. Questa era già la prima Station, si dormiva un po' malino di sotto, però era una novità. Poi passiamo ai prototipi Fiat degli anni 40, belle macchine di quel tempo chiaramente. Questa era la 1100E, oggi avere una di queste macchine è un capitale. Topolino, l'abbiamo avuto in Africa questa qui, era grigia, non mi ricordo se era da con due colori. La Balilla 1100, anche questo è un capitale averla oggi. Qui già nasceva il 1500, cominciava a evolversi, già si vedeva la struttura più grande, il motore più grande, il posizionamento migliore. La 2008 cominciava a diventare un'ammiraglia. Non hanno mai continuato Fiat a fare macchine grosse perché evidentemente non hanno avuto la voglia. La Peugeot fece il primo impianto a gassogeno, pensate a girare con un affare del genere. Vabbè. Ecco, i disegni venivano fatti così, oggi sono computerizzati, allora si facevano così. E guardate bene che c'è da rispettare questo stile, perché veramente era ingegnoso. La Opel, Olimpia, questo era il telaio, pensate, cosa che si potrebbe fare in un'officina tradizionale oggi. E qui, questo essendo l'ultimo, perché non ce n'è più, già nascevano le prime sportive, le prime corse, qualcosa nel ghiaccio. Bene, era per far capire che insomma che non abbiamo inventato poi tanta roba, eh? Qui tante cose sono state solo perfezionate, non c'è chi ha avuto già questo ingegno all'epoca, perciò vuol dire che l'intelligenza non mancava, mancava la tecnologia. Un saluto a tutti ragazzi, buona giornata.